caffè. Bene, io con questo ho concluso, passo la linea come sempre a Luca Giurato e la sua rassegna stampa. Grazie per la linea, dovremmo essere pronti per attivare il collegamento. Vediamo se c'è la sigla. Ciao Angelo, ciao Roberto Ferrari. Oggi sono contento perché la Lazio, appena letto la Gazzetta, ha vinto 4-1. Meno male, perché se andava avanti così chissà dove andavamo a finire. Volevo invitare tutti gli ascoltatori di Radio DJ a seguire Uno Mattina su Rai 1. E volevo ringraziarvi perché i dati di ascolto ci danno ragione e ci danno come un buon ascolto anche grazie a voi di Radio DJ. Certo che il merito è anche delle nostre ospiti, che Angelo tu lo sai, hanno un culo strepitoso. Domani mattina c'è invitata Moira Orfei. Diciamo che io durante le pause pubblicitarie, Angelo, una palpatina di culo ce l'ha dato, anche se in là con gli anni, però ancora insomma, capito? Io, tu calcola che 2 o 3 anni fa io con Moira Orfei ci uscivo, poi andavamo nella sua roulotte e mi facevo menare con la frusta, Angelo. Mi dava certe corcate de botte. Con la frusta, la Orfei. L'unica cosa che mi stava sulle palle è che mi chiamava Dumbo. io mi chiamo Luca Giurato. Ok ragazzi, mi sono inventato sta storiella, sta cazzata. Arobè, ma che te credevi veramente che io andavo con Moira Orfei? No, ma ce vai tu con Moira Orfei, no, io. Regia, ma che ve ridete? Che ve ridete? È lunedì oggi, non cominciare a farmi girare le scatole. Ce l'abbiamo pronta la sigla o no? Una mattina. Pronto? Buongiorno signora, lei è su Una Mattina. Io sono Luca Giurato in compagnia di Paola Saluzzi. Un applauso per la signora. Allora, lei si può aggiudicare 10 milioni più una bottiglia di Amaro Strega offerta dall'Enoteca Santo Fegato di Roma, rispondendo ad una semplice domanda che io le vado a proporre se mi passano il plico. Paola, com'è che è il plico? La busta, Paola, dai! Hai fatto proprio le magistrali, Paola. Signora? Sì? Ecco, allora, Paola mi ha dato la busta. Per ma è una presa in giro? Signora, per 10 milioni mi deve indovinare l'interprete di questa canzone che andiamo subito ad ascoltare. Sentiamo. Regia, partiamo con il brano, vai! Cosa resta? Raff, è facilissimo, è Raff, dai, degli anni 80. È facile, eh? Anni 80. Ma io non la so. Ma come? Signora, tu le do una mano? Mi sai che cosa devo dire? Raff. La? Raff. Raff e basta, dica Raff. E Raff cosa vuol dire? Bravissima signora, è cantante signora. Ah, cantante. Ma sì, ma chiamo. Aspetta un attimo, scusi un attimo, che c'è? L'ho aiutata, c'è un problema, eh? Esatto, ah, bisogna avere il vero nome di Raff. Vabbè, ma chi lo sa il vero nome di Raff? Io sono un culo a Raff. Vabbè, io lo dite voi alla signora, eh? Ah, vince Strega, Amaro Strega. Posso fare un'altra domanda? Vabbè, signora. Senta. La bottiglia di Amaro Strega è sua, perché questa era facile, pure aiutata, però era per l'Amaro Strega. Allora, adesso la domanda per i 10 milioni. Paola, dammi la busta, per la domanda di emergenza. Allora, abbiamo la domanda di emergenza per 10 milioni più una bottiglia di Amaro Strega che lei ha già vinto. Mi deve dire il nome di questa popolare conduttrice televisiva internazionale. Sentiamo. Io le faccio sentire un Ampex. Le dico solo che lei conduce Domenica In, ma non in Italia. Andiamo con il contributo, vai regia. Einer der ersten Hits von Christina Bach, die schnell zeigt, in welche musikalischen Wege sie geht. Ein Cappuccino, dann ein bisschen Vino. Sì, sì, ma io non la conosco. No, ho capito, io devo dare 5 secondi, se no il notaio mi strilla. 5, 4, 3,
due, uno. Niente, peccato signore, era facile. Lei era Tamira, è una conduttrice bravissima della TV nigeriana. Anzi, secondo me Tamira è meglio di Carlo Conti e pure di Costanzo, che tutte e due alla domenica fanno a gara per spalcarci le palle a noi gente. Signora, un saluto, ci fa un saluto per una mattina? La saluto, certi auguri. Un saluto a una mattina, dica. Un saluto a una mattina. Grazie signora. Buona giornata.